Utilizzare gli spazi museali per le scuole in modo che possano riaprire il prima possibile in sicurezza. A lanciare la proposta è il sindaco di Prato Matteo Biffoni oggi in occasione del primo giorno di riapertura al pubblico del centro Pecci. Al primo cittadino pratese non va proprio giù il fatto che le scuole non siano state riaperte neanche in questa fase 2 e che si parli solo di centri estivi. I modi per garantire la ripresa fisica delle lezioni in totale sicurezza ci sono e uno di questi guarda proprio all'utilizzo delle strutture museali più grandi. Capisco i ragazzi piccolini, capisco i ragazzi che hanno delle particolari abilità, capisco tutto, però i ragazzi sono tutti un po' più grandi. Se giustamente non vogliamo ingolfare le nostre aule, perché non mettiamo a disposizione spazi all'aperto, gli impianti sportivi, luoghi come il Pecci o comunque ad altri musei che possono diventare, almeno per qualche ora, almeno per qualche giorno, luoghi in cui si prova a fare una sorta di scolarità, non so nemmeno se esiste questa parola, ma insomma, che chiaramente non è la scuola che abbiamo conosciuto finora, ma gli diamo a questi ragazzi dei punti di riferimento e delle possibilità. Un'idea la sua che trova ampia condivisione da parte dell'assessore regionale alla cultura e alla scuola Monica Barni, presente alla riapertura del Pecci. Credo che la mancanza di scuola acuisca quelle disuguaglianze che purtroppo ci sono ancora. Il presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Lorenzo Bilismaghi, ha subito dato la disponibilità degli spazi del centro Pecci per aiutare la ripresa delle lezioni. Il nostro spazio è molto ampio, non tutti i musei forse sono in grado, noi saremo aperti tutta l'estate. Questa chiusura delle scuole, secondo me, è stata drammatica in termini di impatto per i ragazzi, non tutti avranno la possibilità di recuperare.